Gentili amici, benvenuti a Città Italia TG Flash. Percorreva a 60 km all'ora un tratto in cui la velocità massima consentita era di 20. Il treno della Circumvesuviana deragliato lo scorso 6 agosto a Napoli. La circostanza sarebbe confermata dai risultati dell'esame della scatola nera. Il dato rappresenta un importante risultato delle indagini svolte dal commissariato di polizia Vasto Arenaccia, diretto dal vicequestore Pasquale Trocino e coordinato dal procuratore aggiunto di Napoli, Rosario Cantemo. A quanto si è appreso dall'inchiesta verrebbe confermata l'ipotesi della velocità eccessiva all'origine del deragliamento del convoglio che provocò la morte di un passeggero, Giuseppe Marotta, e il ferimento di una cinquantina di viaggiatori, uno dei quali, Carlo Cautiero, morì alcuni giorni dopo essere stato dimesso dall'ospedale. Le ipotesi di reato formulate dalla procura sono di disastro ferroviario e omicidio colposo. Al momento risultano indagati il conducente del treno e due dirigenti della Circum. La polizia ha identificato l'uomo che nei giorni scorsi ha aggredito e accoltellato alla gola una 27enne di Ponticelli. L'uomo, 32enne di San Giorgio a Cremano, è stato identificato dalle forze dell'ordine grazie alle riprese di alcune telecamere posizionate in via Bartolo Longo. L'aggressore, affetto da disturbi psichici, una volta scoperto si è suicidato. Si chiamava Giovanni Esposito ed era in cura presso il centro di igiene mentale di San Giorgio a Cremano dal 1995, con una diagnosi di psicosi cronica delirante accompagnata da allucinazioni. Per gli agenti del commissariato di polizia di Ponticelli, diretti dal vicequestore Luciano Nigro, si è trattato di un raptus, di un gesto, di un folle. La donna lo ha riconosciuto da alcune fotografie che le hanno mostrato gli agenti. L'uomo nel 2008 aveva investito e ucciso Salvatore Laureto, tecnico della RAI, mentre faceva jogging in una strada a San Sebastiano, al Vesuvio. Nuovo filone nell'inchiesta sui falsi invalidi riguarda le indennità di accompagnamento percepite dai familiari dei malati di mente. La legge stabilisce che la somma di 500 euro al mese debba essere corrisposta solo ai congiunti dei malati assistiti in casa, e non di quelli che invece sono ricoverati in strutture pubbliche o accreditate. Da indagini dei carabinieri è invece emerso che in molti casi i parenti dei malati omettono di informare l'INPS del ricovero e ricevono indebitamente l'indennità. Due, le persone arrestate dai militari della stazione di Posillipo. Terminati prima del previsto i lavori di manutenzione straordinaria alla funicolare di Chiaia a Napoli. L'impianto sarà nuovamente attivo e aperto al pubblico a partire dal 4 settembre prossimo, con 2 giorni di anticipo rispetto a quanto programmato in sede di avvio dei lavori. Un impegno mantenuto con il massimo rigore, si sottolinea in una nota, quello di Metro Napoli, che aveva iniziato il 2 agosto scorso l'attività di manutenzione che prevedeva il rinnovo integrale dei carrelli e delle ruote delle 4 vetture in esercizio. Grazie ai lavori effettuati che hanno visto l'impiego di tecnologie all'avanguardia, lo storico impianto che collega Via Cimarosa a Piazza Amedeo sarà in grado di garantire all'utenza un viaggio ancora più confortevole e sicuro. A Casal di Principe, una villa confiscata alla Camorra, diventerà un centro di avviamento al lavoro artigianale per persone svantaggiate. Il progetto è stato presentato nell'ambito del programma operativo nazionale Sicurezza, Obiettivo Convergenza 2007-2013 dal consorzio Agro Rinasce, che annovera tra i soci l'amministrazione comunale di Casal di Principe e di altri 5 comuni della provincia di Caserta: San Cipriano d'Aversa, Casa Pesenna, San Marcellino, Santa Maria la Fossa e Villa Literno. I beni immobili confiscati sono complessivamente 122, di cui 58 proprio a Casal di Principe. Uno di questi beni è alla base del progetto di Agro Rinasce, con un finanziamento di 183.000 euro stanziati per metà dall'Unione Europea. Il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, ha inaugurato ieri il nuovo parcheggio e la rotatoria nel quartiere Sant'Eustachio. Il nuovo parcheggio è dotato di 250 posti ed insieme alla rotatoria renderà più sicura la mobilità nella zona a beneficio dei residenti e di coloro che la frequentano per ragioni di lavoro o di svago. Nelle prossime settimane si procederà anche al rifacimento del manto stradale di via Carnellutti e dell'impianto di pubblica illuminazione. Continua l'impegno, ha ricordato il sindaco, per migliorare la qualità della vita in tutti i quartieri. Siamo l'unica amministrazione a non fare distinzioni tra centro e periferia. Un detenuto di 32 anni è morto il 24 agosto scorso nel carcere napoletano di Poggio Reale. La notizia, resa nota solo in queste ore, è stata diffusa dall'associazione Antigone Campanie.
A quanto ci risulta, ha dichiarato Dario Stefano dell'Aquila, portavoce dell'associazione che si occupa di tutela dei diritti nel sistema penale, il giovane napoletano, classe 1978, è deceduto per cause da accertare. L'uomo, accusato di reati legati alla detenzione di stupefacenti, era detenuto nel reparto Roma. Secondo i dati dell'Osservatorio sulla condizione della detenzione, nel carcere di Poggioreale sono attualmente presenti 2.602 detenuti a fronte di una capienza di 1.658 posti. Studenti e pusher con la droga nascosta nel calzino e una piantina di cannabis in bella mostra su uno scaffale. E così finiti in manetta a Teggiano, in provincia di Salerno, una coppia di giovani pusher di 21 anni, Giuseppe Morena e Antonella Delia, accusati di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due sono stati colti in flagranza di reato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina mentre si trovavano in casa della ragazza. Alla vista dei militari dell'arma, i due giovani hanno tentato di nascondere all'interno di un calzino ben 37 boccette contenenti circa 30 grammi di eroina. Nel corso di un'ulteriore perquisizione, i carabinieri hanno anche rinvenuto altre 86 boccette vuote, un flacone di metadone e all'interno della borsa della ragazza 3 grammi di hashish. Qualcuno le ha già ribattezzati Peppone e Don Camillo. Dalle rive del Po, dove si snodano le storie dei personaggi nati dalla penna di Giovannino Guareschi e resi celebri dalle interpretazioni cinematografiche di Gino Cervi e Fernandel, i due eterni rivali si sarebbero però trasferiti stavolta in un piccolo paese del Cilentano di appena 700 abitanti. Da un lato il sindaco Edmondo Lava, a capo di un'amministrazione di centro-sinistra, dall'altro un giovane parroco, Don Marco Torraca, che da quando è stato inviato nel paese dal vescovo Rocco Favale, ha messo le attività dell'oratorio San Domenico Savio al centro del suo impegno, con l'obiettivo di coinvolgere giovani e anziani. La vicenda ha avuto inizio il mese scorso, quando Don Marco, 32 anni, ha chiesto al sindaco la chiusura al traffico di una strada del centro per 3 giorni, per poter svolgere le attività dell'oratorio. Nel programma c'era il cinema sotto le stelle, la corrida e giochi in piazza per tutti, oltre ad una serata di intrattenimento sociale. Il sindaco però ha concesso la chiusura della strada per un solo giorno, pare per non arrecare disagi ai residenti. Una decisione che il parroco non ha gradito, il religioso ha reagito al diniego, revocando il programma delle attività dell'oratorio e dandone comunicazione ai fedeli con un manifesto fatto affiggere lungo le strade di Perito. E così anche il piano di viabilità, oggetto dello scontro, sarà al centro del consiglio che si terrà in piazza oggi, in modo che tutti i cittadini potranno ascoltare. Insomma, in poco tempo il clima è diventato rovente anche a causa dell'affissione di qualche manifesto murale. Ma come auspica l'assessore Giuseppe Antonio Cirillo, c'è spazio per una serena soluzione della vicenda. Questa era l'ultima notizia per oggi, grazie per la cortese attenzione. Arrivederci.